La raffica di sbarchi verificatasi negli ultimi giorni a Lampedusa ha incrementato il numero di barconi che rimangono abbandonati sull'isola dopo che i migranti raggiungono l'agognato approdo. Proprio per questo, una settimana dietro, data l'emergenza e i numeri fuori controllo dell'hotspot della più grande delle Pelagie, il presidente della regione Schifani si è recato sull'isola per fare il punto della situazione e proprio in quell'occasione ha provveduto a chiedere all'Agenzia delle Dogane, che in materia ha competenza, di procedere alla rimozione delle carcasse. L'operazione è iniziata ed è attualmente in corso mediante il caricamento su autocarri e il successivo posizionamento su navi che poi le condurranno nei luoghi di smaltimento. Nel corso della sua permanenza sull'isola, Schifani aveva anche preso l'impegno con il sindaco Mannino di istituire un punto di primo intervento pediatrico funzionante 24 ore su 24 per garantire l'assistenza sanitaria alla fascia di popolazione più giovane. A tal riguardo, l'ASP di Palermo ha già pubblicato il bando che scade oggi per la selezione dei medici. Intanto la Protezione Civile Regionale, su input del presidente Schifani, ha inviato beni di prima necessità sull'isola.